Che ne sarà dei Black Country New Road dopo l'abbandono del cantante? I Fontaine's DC sono davvero la band più importante del mondo in questo momento? Quando esce il disco nuovo dei Blue Vertigo? Sono loro la nuova speranza del rock italiano cantato in italiano? E poi libri, fumetti, cassettine meravigliose, tanta bella roba in questa nuova puntata dedicata ai miei ultimi acquisti. C'è anche qualcosa da cui mi aspettavo di più, ci saranno due parole al volo sui dischi in uscita nelle prossime settimane e naturalmente un breve ricordo del nostro amato Richard. Avete capito o no? Trovate tutti i dischi di cui si parla nel video nella sezione I miei ultimi acquisti del mio store. Acquistateli da lì se vi interessano, perché per voi il prezzo non cambia, a me arriva un piccolo contributo che mi aiuta a creare altri contenuti come questo. Si parte. L'interesse mediatico rivolto ai Fontaine's DC è cresciuto esponenzialmente di album in album, amplificato meritatamente non solo per le loro indubbie capacità, ma anche dal fatto che nel giro di 3 anni abbiano pubblicato 3 album e che quindi siano sempre stati sulla cresta dell'onda tra un disco e l'altro. D'altronde la comunicazione di oggi dimentica tutto ciò che è più vecchio di una settimana in una spasmodica ricerca del nuovo che non lascia più spazio all'approfondimento. Perdonate la piccola digressione, ma era necessaria per introdurre il paradosso personale per cui i Fontaine's DC sono ovunque proprio nel momento in cui confezionano il loro disco sicuramente meglio suonato e prodotto, ma anche il più impegnativo da inquadrare. Spesso sorprendente, ma a tratti avvitato su se stesso, e nei frangenti in cui accade è in sostanza meno espressivo rispetto ai due precedenti. Ciononostante, è anche quello che nel giro di qualche ascolto in più si rivela e si svela per essere un capolavoro indolente, figlio di questi tempi in cui dobbiamo tornare a prenderci il tempo necessario per dare il giusto valore alle cose, che sia positivo o negativo questo valore, che sia attribuibile a un disco, un libro, un film, una relazione. La corsa sfrenata per arrivare ovunque non ci fa arrivare da nessuna parte. Naturalmente il secondo me è implicito per quanto ho appena detto, così come per qualsiasi altra cosa io dica all'interno di un mio video. Una menzione particolare va fatta per la sezione ritmica, con alcune linee di basso che ci fanno tornare alla mente gli episodi migliori del post-punk originario. Skintifia si allontana però dal revival post-punk dell'esordio dei Fontaine's DC per approdare ad un alternative rock che indubbiamente alloggerà in molte più camerette, rimpolpando un territorio musicale che è sempre bisognoso di esponenti solidi e credibili e, perché no, raggiungibili anche al di fuori della stretta cerchia di super appassionati. La versione che ho preso io è la deluxe in doppio vinile a 45 giri, che in teoria dovrebbe incrementare la resa audio, e dico in teoria perché non ho la versione in vinile singolo per fare il paragone. Molto curati e molto belli, sia booklet che artwork e packaging. Incisione silenziosa, molto buona. Ricordo che queste inner sleeve antistatiche sono quelle di Spin Care, che trovate nel mio negozio alla sezione Vinyl Care. In genere le sostituisco a quelle originali quando sono di carta semplice come questa, oppure in cartoncino colorato con o senza testi. Lascio invece le inner sleeve originali quando sono di carta con lamina antistatica. Ve ne accorgerete da soli durante il video perché le Spin Care sono fatte così, quindi molto diverse da quelle presenti nelle confezioni originali dei nostri dischi. Skintifia è un ottimo disco che consiglio ad occhi chiusi, a patto di avere la pazienza di attendere quello switch emotivo che i due album precedenti fornivano quasi immediatamente. Come gli Oasis furono la band più importante del mondo tra il 1994 e il 1996, i Fontaine's DC lo sono in questo momento. Everybody gets a big shot, play.
Dan 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 dan. Confesso che avevo un po' paura a mettere sul piatto i due vinili della recente ristampa di Metallo Non Metallo dei Blue Vertigo. Essendo uscito nel 1997, fa parte di quelle registrazioni realizzate in digitale che avevano come supporto di destinazione ideale il CD. Naturalmente non sto dicendo che tutto ciò che abbia un'origine digitale sia il male, dipende sempre come quella registrazione venga poi lavorata per finire su un vinile. In questo caso qual è il risultato? Buono! Anche se non c'è traccia di remaster, anche se i due vinili non sono silenziosissimi, c'è una buona dinamica e in definitiva non mi sono pentito dell'acquisto. Mi spiace solo di qualche svista dal punto di vista dell'artwork. Un titolo di un brano sbagliato, qui al posto di Telecinesi, ripetuto, dovrebbe esserci Cieli Neri, un errore ortografico e la mancanza dei ringraziamenti presenti invece nell'edizione in CD. Doppio vinile bianco solido, edizione limitata e numerata in 800 copie. Fatta questa digressione tecnica, voglio dirvi anche due parole dal punto di vista del contenuto artistico, che rimane sempre la parte più importante. Metallo Non Metallo è un disco da avere perché conferma quanto la scena italiana degli anni 90 non sfigurasse di fronte alle proposte straniere. Altri approcci, altre sensibilità, altro appeal, e questo è inevitabile, ma anche tanta qualità. I Blue Vertigo poi proprio qui dimostravano che fossero dei signori musicisti che univano tecnica a musicalità e poetica con un Morgan in stato di grazia. Da recuperare assolutamente. Questionario dei tre giorni proprio fuori dal tempo. I professori sono quasi tutti fuori dal tempo. Mi piace la gente vivace, non amo chi tace al consumo. Avete per caso già fatto i tre giorni? Io personalmente preferisco la gente insana di mente. Parafrasando un film cult della mia generazione, la voce di Isaac Wood dava veramente un tono all'ambiente e caratterizzava pesantemente le istantanee di vita fotografate dai Black Country New Road. Isaac si è fatto da parte pochi giorni prima che uscisse il nuovo album, Hands Up From There, confessando di essere in un momento delicato in cui non riusciva più ad essere felice e sereno per quello che stava facendo. E allora, ma questo lo aggiungo io per deduzione, allora ha preferito non essere di intralcio alla crescente ascesa dei suoi compagni di viaggio. Chi ha amato il debutto dello scorso anno troverà tanti motivi per amare ancora di più l'art rock della band londinese, che si conferma come la versione moderna dei Talk Talk nella loro fase post rock. È però un post rock che si colora di venature jazz e cameristiche, a tratti perfino hardcore per come Isaac Wood usa la voce, e che nell'approccio può ricordare la grandeur dei primi Arcade Fire. Ribadisco, nell'approccio, perché poi la resa e la proposta sono differenti, anche se ugualmente pregne di creatività. Insomma, è un disco che mi emoziona davvero, anche perché sappiamo a cosa
ha portato e che consiglio a tutti coloro che hanno voglia di perdersi nella genialità sofferente di questi 7 ragazzi oggi rimasti in 6. Ascoltare per credere la conclusiva Basketball Shoes, che occupa tutto il lato D dell'edizione in doppio vinile, tra l'altro ottima sia per qualità audio che per artwork e packaging, con codice per il download dell'album in formato MP3 su una delle due inner sleeve. Dicevo, la sola Basketball Shoes vale il prezzo del biglietto, ecco perché lo spezzone arriva proprio da lì. Ho taggato niente e nessuno, avevo lasciato un indizio di questo disco in un post di Instagram di qualche giorno fa. In sottofondo c'era Foresta 2 La Belva, seconda traccia di Veti e Culti, il secondo album delle pietre dei giganti, che spero davvero possano raggiungere i più curiosi tra di voi che hanno voglia di immergersi in un disco di rock in italiano. Nello scorso episodio dedicato ai miei acquisti vi parlavo dei Gomma, dicendo che non sono tantissimi i dischi di rock italiano ben suonati, ben prodotti ed evocativi, e mi fa piacere aggiungerne subito un altro. Ma chi sono le pietre dei giganti e cosa vogliono? Ho cacciato un po' mentre erano in sala prove. 1, 2, 3, 4. Che cosa vogliono dire le pietre dei giganti che gli altri non hanno detto? Noi facciamo della musica, cerchiamo di fare della musica in modo personale, quindi abbiamo fatto un disco nel quale non ci sono praticamente ritornelli. E in questo modo stiamo cercando di trovare una strada per fare musica a modo nostro. E devo dire che ci stanno riuscendo, perché il loro è un rock trasversale che tocca più territori, dall'hard allo psych al blues, però sempre con un forte gusto per la coerenza della composizione, che risulta massiccia e avvolgente. Non ci sono ritornelli, ma i brani sono comunque studiati, ben suonati e arrangiati, ben cantati, con la voce di Lorenzo Marsili che può ricordare quella di David Moretti dei Karma, ed è un gran complimento, e la batteria di Francesco Nucci può ricordare quella di Luca Ferrari dei Verdena, e anche qui è un grande merito. C'è tanta ciccia nella loro proposta che, se vogliamo, rispecchia l'eterogeneità dei loro ascolti. Allora, a livello di ascolti, invece a me mi è piaciuto molto, mi ha emozionato l'ultimo disco dei Messa, Close, che è veramente un bel disco. Quoto. Loro sono veramente una band senza compromessi. Poi a livello internazionale vediamo un po'. Ulver, emozione, Ulver. Gli Ulver, sì. Gli Olden Witches. C'è da disco che è live. Sì. Sempre. Poi dal vivo spaziale Nils Fram, cioè uno dei concerti più belli della mia vita. Messa, Halver, Olden Witches, Nils Fram, adoro! Confezione del CD con un bel digipack, ma piuttosto spartano. Mi sarebbe piaciuto avere un foglietto con i testi, essendo questi particolarmente curati. Rimango in attesa della versione in vinile prevista per agosto, perché la copertina è davvero figa e renderà molto meglio che su CD. Insomma, avrete capito che la mia scommessa sulle pietre dei giganti la faccio, sperando che chi mi segue tra i professionisti del settore faccia più di un pensiero sull'ampliare la loro visibilità. Veti e Culti è straconsigliato, ma dove comprarlo e dove fare il pre-order del vinile? Sulla loro pagina Bandcamp, oppure scrivendo direttamente alla band partendo dalla pagina Facebook. Allora, un saluto a Johnny e a tutta la community di Vinilicamente. Oh yeah. 1, 2, 3, 4. Visto che sono stati citati dai colleghi delle pietre dei giganti, andiamo subito su Close dei Messa, album che ho acquistato su consiglio di Gianni Della Cioppa, una garanzia assoluta in ambito di hard rock e metal e non solo.
in un post del 12 aprile parlava di Close come suo disco del momento. E allora, da bravo delfino curioso, sono schizzato immediatamente su YouTube, atterrando su Pilgrim, il primo singolo. È stato subito amore. Echi di Dead Can Dance che si intrecciano ad una forte connotazione metal, rendendola unica. La ricetta segreta dei Messa è proprio il saper colorare, ibridare un genere che è sempre stato aperto al cambiamento, ma che non sempre riesce ad essere così piacevole oltre che credibile. Da un certo punto di vista sì, ci risulta familiare l'accostamento, perché è stato uno dei gruppi più citati tra di noi in fase di composizione, arrangiamento e anche registrazione dei brani che sono contenuti all'interno dell'ultimo album Close. E in particolare per me Marco è stato molto una fonte di ispirazione vederli nel 2019 a Milano al Teatro degli Arcimboldi. È stato un concerto strabiliante che ci ha affascinato molto e secondo me è stato spontaneo e naturale dare la nostra interpretazione, specie appunto del tipo di atmosfere che i Dead Can Dance riescono a creare. Comunque è un gruppo che piace a tutta la band, quindi è stato naturale. Close è il terzo disco dei Messa, attivi dal 2014, e avendo ascoltato anche i due precedenti che ho recuperato al volo sull'onda dell'entusiasmo, mi sembra che la parabola della band veneta sia in ascesa e che in sostanza abbiano tutte le carte in regola per creare una carriera da protagonisti. Credo siano più seguiti all'estero, specialmente nel nord Europa, Germania. Possiamo dire Germania, Polonia, Francia e Olanda sono i paesi che più dove c'è più richiesta. Non so, credo siano più recettivi, non so, il pubblico sia un po' più recettivo, un po' più dedicato, non so, all'ascolto, o forse c'è più tradizione su questo tipo di musica, non so. L'edizione che ho io è in doppio vinile nero con un booklet spettacolare in cui, oltre ai testi, sono presenti delle belle foto in bianco e nero. Tra queste ce n'è una che ci suggerisce da che tipo di master si sia partiti per questi vinili. Questo è lo Studer A80 di Matt Bordin, presente nel suo studio di registrazione, e lo Studer A80 è probabilmente il registratore a bobine più famoso e più utilizzato nella storia della discografia. Il risultato che apprezziamo sui due vinili è un'incisione al top, valorizzata da una stampa estremamente silenziosa. Anche per questi dettagli tecnici che aggiungono valore al contenuto artistico, Close è un disco imperdibile. Allora, io ho un mio disco che si chiama Ilana di Mudu Mukhtar. Mudu Mukhtar. Si dice così. Che orribile. Del 2019. La mia scelta è Mercy Machine di Maggot Heart del 2021. Io consiglio un disco che si chiama Eastern Flowers di Sven Wunder, un compositore di colonne sonore svedese. Mentre io consiglio, non è propriamente un disco, ma un EP, Gork Introverter. Ciao! Ciao! Faccio, no? Eh sì, talvolta il completista che è in me si impossessa della mia parte razionale. Ero partito con l'idea di prendere solo Lindberg di Ivano Fossati, uno dei suoi capolavori ristampato in occasione del trentennale della pubblicazione originaria. Beh sì, insomma, per non farlo sentire solo, questo e i due live che uscirono l'anno successivo, nel 93, registrati durante il tour di Lindberg e mai ristampati in vinile. Arrivano, li metto sul piatto e rimango sorpreso in positivo dall'incisione, che risulta bella viva e dinamica. E allora è lì che la mia parte razionale è andata a farsi un giro, facendomi acquistare anche le altre tre ristampe, tutte insieme.
Le città di frontiera del 1983, Ventilazione del 1984 e 700 giorni del 1986. A parte Le città di frontiera, che è un filo rumoroso, la qualità di incisione di questi altri due è sovrapponibile a quella di Lindbergh e dei due Live, quindi valgono assolutamente la spesa, soprattutto se, come me, vi state facendo la discografia di Fossati in vinile o volete iniziare a farvela, perché dove peschi, peschi bene, e quando non sono capolavori sono grandi album del nostro cantautorato. Fossati è un gigante della nostra canzone che ha prodotto tante perle per se stesso ed altrettante per i suoi colleghi e colleghe. Il mio consiglio è di recuperare queste ristampe, magari non subito e non tutte insieme come ho fatto io, ma nemmeno troppo in là, visto che sono solo 500 copie per ogni vinile, per ogni album, e sono colorate e numerate, e di solito le ristampe numerate e colorate ingolosiscono di più e finiscono prima. È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato e questa notte che corre, il futuro che viene. Se ti sta piacendo questo video, lascia un like che non costa nulla e mi aiuta a creare altri contenuti come questo. Iscriviti, eccetera. In questi giorni mi è arrivato anche qualche altro dischino interessante che non finisce in questo video perché non ho avuto neanche il tempo di aprirli. Magari saranno nel prossimo episodio dedicato ai miei ultimi acquisti. Lo riconoscete? Questo è Wii, il nuovo disco degli Arcade Fire, sono ancora tutti sigillati. Poi c'è la ristampa dei Fluxus, quella del debutto dei Garbage, l'unplugged di Mr. Slowhand, Eric Clapton, e il nuovo disco dei Tenebra. Invece, tra i dischi in uscita nelle prossime settimane che attendo con più curiosità, c'è quello dei Porridge Radio, c'è l'esordio degli Smile, ossia la band di Tom York e Johnny Greenwood dei Radiohead, con Tom Skinner dei Sons of Kemet. Poi c'è il nuovo degli Zen Circus, dopo le tre ristampe uscite recentemente, la ristampa del Live dei 24 Grana e il nuovo disco degli Alma Megreta, di Mischeta, i Viagra Boys, e la ristampa rimasterizzata per il cinquantennale di Ziggy Stardust di David Bowie. Insomma, tanta robina buona per svuotare le nostre tasche e riempire i nostri cuori. Trovate questi e altri titoli in uscita nella sezione pre-orders del mio store, altri ancora di arrivo imminente nella sezione dischi in uscita, e gli album che invece sono presenti in questo video sono nella sezione i miei ultimi acquisti. Bene, molto bene. Nei commenti ai recenti video in cui parlavo di cassette spesso mi avete chiesto dove trovare le nuove uscite. Questa la so e mi fa anche piacere saperla, perché Dirt Tapes è una realtà tutta italiana che fa le cose per bene. Ve ne ho parlato in questo approfondimento che vi consiglio di recuperare, vista la partecipazione di Karim Kukuru degli Zen Circus, uno dei fautori di questa bella realtà che si chiama Dirt Tapes. Anzi, ne approfitto per ringraziarlo per avermi inviato in anteprima le loro ultime pubblicazioni quando ho acquistato questa super figa. Chi ha già testato le precedenti uscite sa che Dirt Tapes confeziona prodotti che danno soddisfazione a vederli, a toccarli e, cosa più importante, ad ascoltarli, in più vendendoli ad un prezzo congruo. Dico questo perché nell'attuale revamp della cassetta non sempre la qualità audio viene presa in considerazione, un po' come è successo al vinile, quando le vendite
hanno iniziato ad aumentare e tante etichette si sono ingolosite annusando il guadagno facile, producendo però stampe di bassa qualità. A questo giro abbiamo Necroide dei Bachi da Pietra, Notturno Americano di Emilio Clementi e Morte a Credito della Notte dei Lunghi Coltelli. Tutti i dischi italiani che ho amato e che arrivano per la prima volta in cassetta. Come le precedenti uscite, sono tutte estremamente curate e personalizzate nei Norelco, ossia nei case esterni, nei C0, che sono i gusci che ospitano il nastro, e nelle J-card. E poi c'è questa, che magari è quella con cui avete meno dimestichezza perché si discosta dall'alternative italiano per andare verso la fusione tra musica classica e musica elettronica. Reconstructing Debussy è la registrazione live del concerto tenutosi alla Concert House di Dortmund, dove il compositore e DJ Mark Romboy si è fatto accompagnare dall'Orchestra Filarmonica di Dortmund per rivisitare a modo suo alcune opere di Debussy. Perché ci tengo a segnalare questa pubblicazione, oltre al fatto che la musica incisa è sublime? Perché è un po' come il brano più insolito che infilavi nella cassettina da passare all'amico o alla tipa che ti piaceva. Mettevi due o tre brani con cui sapevi di vincere facile e poi calavi l'asso mettendo quello che non si sarebbero mai aspettati. A proposito dell'arte di fare le playlist su cassetta, mi avete anche chiesto dove trovare delle cassette vergini a buon prezzo. Eccola qui. Se acquistate il bundle con queste tre uscite è in omaggio, oppure è nella sezione blank tapes del sito. Adesso sono arrivate anche quelle fotoniche. Insomma, andate a ciacciare, così guardate con i vostri occhi che è sempre meglio. L'inizio della fine, lo scenario reale, casa per casa in tutte le strade, come cala brutale la mannaia del signore, non importa quale. Black metal, il mio folk, difendi il nome del rock and roll. Io che non dormo, veglio in attesa dell'alba, vorrei un giorno scendere sul mondo, vorrei una tromba potente come il vento per suonare al mondo lo splendido luogo comune. Emanuel si blocca, la gente non capisce. E la benzina sull'ego e il controllo su tutto, non ti fa sentire parte. Che senso ha? Fumetti a tema musicale non ce ne sono tantissimi, ecco perché appena ho letto sulla pagina Facebook di Bao della pubblicazione di Going Nowhere sono andato in fibrillazione. Prima di tutto perché è incentrato su un artista che amo come Elliot Smith, secondo perché è firmato da un giovane talento italiano, Oldenaccio, che ammetto non conoscevo prima di questo volume e mi ha sorpreso positivamente, perché Going Nowhere trasuda amore e rispetto per Elliot Smith da ogni tavola. Ecco perché dopo averlo divorato gli ho scritto subito di getto, senza pensarci due volte, chiedendogli di intervenire in questo video. Se dovessi parlare di Elliot in poche righe, racconterei dei suoi due tatuaggi che mi hanno dato la spinta necessaria per realizzare questo fumetto. Sul braccio sinistro, la sagoma del Texas, per non dimenticare da cosa voleva fuggire. Sul braccio destro, il Toro Ferdinando, il personaggio dell'illustratore Muro Leaf, che a differenza dei suoi compagni, che passavano le giornate a scornarsi per dimostrare che era il più forte, annusava fiori e inseguiva farfalle. Ecco, Elliot Smith, Going Nowhere,
È la storia di Steven, un bambino vitale, innamorato della musica, ma troppo sensibile per un mondo che non lo comprende, mentre tutto crolla attorno a lui. Una famiglia spaccata dal divorzio, il trasferimento tra due stati molto diversi tra loro, Oregon e Texas, un patrigno violento, l'infanzia nella periferia texana soffocante e conformista, e un senso di inadeguatezza che lo porterà, nel tentativo di ritrovarsi, a cambiare il proprio nome in aereo dopo il ritorno a Portland. Per raccontarlo, ho timidamente contattato le persone che lo conoscevano. Ho parlato a lungo con Neil Gust, amico e cofondatore di Rhythmizer, con cui Elliot ha vissuto la Portland degli anni 90, quando pullulava di gruppi punk e librerie indipendenti. Mi ha fatto un enorme regalo affidandomi ricordi, aneddoti tristi e felici, fotografie, immagini che ho disegnato e romanzato affinché la storia si spalancasse sui riferimenti culturali vissuti davvero. Ovviamente appena ho finito di leggere Going Nowhere, dopo aver scritto Old Enough, mi sono fiondato a riascoltarmi Elliot Smith, a riguardarmi la sua esibizione alla cerimonia degli Oscar. Mi sono rivisto Will Hunting, filmone della mia adolescenza, che è quello che poi mi fece conoscere Elliot Smith, visto che era presente nella colonna sonora. E poi dovevo recuperare questo disco che avevo da anni in wishlist e che avevo sempre rimandato trattandosi di un disco di cover. E i dischi di cover sono sempre molto rischiosi. Non mi sono ascoltato nulla, però ho letto i nomi degli artisti in scaletta e mi è bastato, mi è andata bene, sono stato fortunato perché l'omaggio è rispettoso e sensato anche negli episodi che si discostano di più dalla versione originale. Quindi lo consiglio agli amanti dell'artista americano. Contiene un adesivo molto bello da appiccicare alle nostre macchine e il codice per scaricare l'album in formato digitale. Peccato che la mia copia in vinile sia arrivata tutta unta, pastrocchiata e rigata, per cui avvierò il reso non appena finito di registrare questo video. Non chiederò il rimborso, ma una nuova copia, sperando che vada meglio. E quindi grazie a Oldenaccio per aver creato questo fumetto che mi ha fatto scendere qualche lacrima ripensando al periodo in cui ho scoperto la musica di Elliot Smith. Grazie a Oldenaccio, senza il cui fumetto non avrei recuperato questo disco. Grazie a Oldenaccio per aver contribuito con la sua partecipazione e per aver disegnato una tavola appositamente per noi, quella che avete visto durante il suo clippino. E grazie naturalmente a Elliot Smith. To vanish into oblivion, it's easy to do, and I try to be, but you know me, I come back when you want me to. Do you miss me? Misery, like you say you do. Amiche ed amici del metallo, questo va veramente preso a scatola chiusa, perché anche se 10 brani su 11 vi facessero defecare, basta l'ultimo in scaletta a mettere questo album nel carrello il prima possibile. Anche perché, come recita l'adesivo, si tratta di un'edizione limitatissima. Non sono numerate, ma sappiamo che ce ne sono solo 2500 in Europa e 5000 in tutto il mondo, come questa che ho preso io con vinile rosso, e le 2000 con vinile trasparente si sono già volatilizzate. Sì, non vi ho ancora detto qual è l'ultimo brano in scaletta, ma gli ultra fan dei Metallica già lo sanno, perché qui c'è Hit the Lights, il primo brano dei Metallica a comparire su una pubblicazione ufficiale. Per essere precisi, questa è la seconda versione di Hit the Lights, quella comparsa nella ristampa del 1984, in cui la line-up era formata da, oltre che da Ulrich ed Hetfield, anche da Dave Mustaine alla chitarra solista e Ron McGovney al basso. Nella prima stampa
del 1982 l'assolo di chitarra era eseguito da Lloyd Grant, un amico di Ulrich ed Hetfield, recuperato al volo per chiudere la registrazione di quel brano che fu piuttosto movimentata. Questo brano da solo rappresenta la storia del metal, ma tutta la compilation, oltre ad essere tuttora godibilissima, spingendo a bestia, è da marchiare col sangue nell'albo d'oro del genere, perché fu la prima pubblicazione della Metal Blade Records, l'etichetta fondata da Brian Slagel nel 1982, che quindi nel 2022 compie 40 anni, festeggiandoli con una serie di iniziative da leccarsi le borchie e di cui questa ristampa rappresenta l'apripista. Tra le varie band in scaletta di questo volume, solo i Metallica sono arrivati al successo globale con Rat e Melis, che qualcosa di importante l'hanno comunque portato a casa. Io avevo già il CD, ma non potevo farmi scappare anche questo perché il vinile aveva delle quotazioni folli, non venendo ristampato dal 1984. Quindi, se è di vostro interesse, anche solo dal punto di vista storico, fossi in voi ne approfitterei il prima possibile. Vinile rosso trasparente, inner sleeve personalizzata fantastica, ottima incisione con restauro e remaster dei nastri originali. Presente un inserto inedito di 4 pagine con le note di ringraziamento di Brian Slagel, che se vogliamo diventa un poster con l'immagine di copertina. Un altro libro fresco fresco di pubblicazione e di acquisto è Frequenze fiorentine, sottotitolo Firenze anni 80, curato dal mitico Bruno Casini, primo storico manager dei Litfiba e agitatore culturale delle notti toscane dagli anni 80 ad oggi. In questa seconda edizione, curata da lui come la prima, Casini raccoglie e ripercorre i momenti, le immagini, i protagonisti, le mode essenziali di quel periodo d'oro. Frequenze fiorentine è un viaggio pazzesco nella musica con i Neon. Tra l'altro, dentro il libro ci sarà un 45 giri dei Neon con 2 brani, Last Dance e Lobotomy. E poi ancora i Litfiba, un'intervista a tutti i componenti dei Litfiba. I Caffè Caracas, un'intervista a Raff. Poi i Pankow, i Diaframma di Federico Fiumani e poi il teatro Oriente Express di Cesare Pergola e Barbara Pignotti e poi i magazzini criminali, questo è la colonna sonora di Sulla Strada e poi ancora i giovanotti mondano meccanici e poi il clubbing, i locali storici della Firenze di quel periodo, la moda con le interviste a Samuele Massa che fino ha fatto Baby Jane, Loretta Mugnai e Sandro Pestelli e poi le radio libere e poi il design e poi le arti visive e poi ancora tante tante altre cose. Vi consiglio di leggere Frequenze fiorentine, un grande ritorno agli anni 80 a Firenze che non sono mai finiti. Ciao! Grande Bruno, sempre carico, a molla. E il suo entusiasmo si percepisce candidamente anche tra le righe di questo volume, che non è solo un esercizio nostalgico, ma come sottolinea lo stesso autore nella nuova introduzione, è cultura rock, creatività, nightlife. Non potrei che essere più d'accordo. E se non bastasse il contenuto testuale corredato da splendide foto in bianco e nero, c'è la chicca fonografica. Un 45 giri inedito dei Neon, uno dei gruppi simbolo di quegli anni. Frequenze fiorentine è una pubblicazione imperdibile per tanti motivi. Scegliete voi quali, tanto il risultato non cambia. Vi dovete frugare. Visto che nel libro di Bruno Casini si parla della Firenze degli anni 80, quindi della New Wave e quindi anche dei Diaframma, il gancio è automatico. Questa è l'ennesima ristampa di Siberia, stavolta in picture disc, e ne compro pochissimi, lo sapete, solo di dischi a cui tengo molto, perché per me il picture disc esiste in quanto oggetto da esporre
o da collezionare e non da suonare. Non vi dirò quindi nulla sull'incisione, vi dico solo che per me è l'album in cui le musiche di Fiumani e la voce di Sassolini trovano l'incastro perfetto. Per questo motivo è il mio preferito della band fiorentina e non credo sia un caso che sia stato inserito al 7° posto dei dischi italiani più belli di sempre da Rolling Stone. Questo picture disc è rivolto più agli ultra fan e ai completisti. A tutti gli altri, visto che il disco merita assolutamente, consiglio il vinile standard che dovreste trovare abbastanza facilmente nei vari negozi e negli store online. I nostri occhi impauriti nelle stanze gelate, al chiarore del petrolio bruciato, oltre il muro il silenzio, oltre il muro solo ghiaccio e silenzio. Che ne pensate del nuovo album dei Tears for Fears? Io l'ho ascoltato al volo, qualcosa mi convince e qualcosa meno. Diciamo che al momento quello che ho ascoltato non mi ha spinto all'acquisto. E visto che nell'attesa di The Tipping Point mi era tornata la voglia delle loro composizioni, ho ripescato questo, The Seeds of Love, pubblicato nel 1989, terzo album della band inglese, nonché l'ultimo della prima fase di carriera della lineup originaria, quella formata da Roland Orzabal e Kurt Smith. In questo disco il synth pop degli esordi si evolve in un pop autoriale iperprodotto, curatissimo nei dettagli e negli arrangiamenti e per questo a tratti leggermente tronfio, ma devo dire che complessivamente si tratta di un album godibilissimo e consigliatissimo, con i due singoli Woman in Chains e Sowing the Seeds of Love che potrei ascoltare all'infinito senza mai stancarmi. Se non avete niente dei Tears for Fears, il mio consiglio è di rivolgervi proprio ai primi tre dischi del dinamico duo. Quale versione? Se le trovate a buon prezzo, consiglio le prime stampe, ma se il prezzo è lo stesso, vanno benissimo le ristampe. Questa in particolare ha una rappresentazione della scena molto vivida e dettagliata, vinile nero, silenzioso, con codice per il download dei brani in formato digitale. Questo è un disco a cui sono molto affezionato per motivi familiari. Si tratta di Oltre di Claudio Baglioni del 1990, che rimane il mio preferito di Baglioni insieme a La vita e adesso del 1985. Baglioni è quasi sempre visto come un poppettaro melenso e insulso, nonostante abbia creato delle canzoni memorabili che si sono tramandate di generazione in generazione e nonostante sia dotato di una vocalità ed un senso melodico eccezionali. Certo, nella sua discografia ci sono episodi che non toccherei mai neanche con un bastone, ma non credo abbia molto senso fare di tutta l'erba un fascio. E la stessa cosa potrei dirla pari pari per Venditti, Cocciante, Zero e altri grandi della nostra canzone, troppo spesso sbeffeggiati o dimenticati. Quello che mi fa apprezzare questo disco di Baglioni è che negli episodi migliori riesce ad asciugare certi manierismi tipici della sua poetica, aggiungendo d'altra parte un respiro
universale che rende alcune composizioni dei veri gioielli, compresa l'abusatissima Mille giorni di te e di me, e rende in definitiva tutto l'album il più ambizioso del cantautore romano. Ci sono episodi più kitsch e invecchiati in meno bene, ma rimane immutato il fascino di Stelle di Stelle con la grandissima Mia Martini, Vivi, Io dal mare con Pino Daniele che partecipa alla chitarra e alla voce, Tamburi lontani, Acqua dalla luna e Le mani e l'anima con Yusundur. Dicevo all'inizio che sono molto affezionato a questo disco e la riprova è che ne possedevo già una prima stampa. Questa è un'edizione limitata con doppio vinile rosso, l'artwork è rispettato fedelmente se si escludono alcuni dettagli legati ai crediti di edizione, ma è normale amministrazione, succede con la maggior parte delle ristampe e non è assolutamente un difetto. Qualità audio della ristampa sovrapponibile alla prima stampa per il primo vinile, il secondo vinile è un po' rumoroso nella prima traccia, noi no, e spero che dipenda dalla mia copia. Al mare che fu madre, non so. Anche questo è tanta roba. Uno dei primi dischi jazz che ho acquistato è A Kind of Blue di Miles Davis, forse scontato, ma capace di schiuderti un mondo quando non mastichi il genere. Probabilmente è il disco jazz per antonomasia, anche perché è quello che ti fa venire voglia di ascoltarne altri, di approfondire quella strana musica senza chitarre distorte. Per questo Miles Davis è l'artista jazz di cui ho più album in collezione, sia CD che vinile. Tutu è uno dei suoi ultimi, pubblicato in origine nel 1986 e realizzato in stretta collaborazione con Marcus Miller, che suona quasi tutto, eccetto la tromba, naturalmente, territorio esclusivo della leggenda che vediamo ritratta in copertina. Una copertina ed un retro copertina iconici che nella dimensione maggiorata del vinile assumono tutto un altro fascino. Tutu risente parecchio della fascinazione di Davis per la musica sintetica degli anni 80 e da innovatore e sperimentatore, quale sempre stato, riesce a fondere alla perfezione la sua tromba ai synth e alla drum machine senza risultare pacchiano. Probabilmente questo è il suo ultimo capolavoro, sicuramente non il primo disco di jazz che consiglio a chi non si è mai avvicinato al genere, e anzi spero di riuscire a portare presto qualcosa sull'argomento. Questa edizione è l'ultima uscita in vinile del 2015, rimasterizzata e si sente. Doppio vinile nero, 180 grammi, ottima l'incisione con una bella dinamica e stampa silenziosa. Il secondo vinile contiene un live registrato al Festival di Nizza del 1986, precedentemente inedito. Peccato che non sia stata scelta una copertina apribile, non solo perché meritava assolutamente altre due foto del genio, ma anche perché i doppi vinili confezionati in copertina singola andrebbero aboliti per legge. Questo però è davvero l'unico pelo nell'uovo di una pubblicazione straconsigliata. Questo aspetto un attimo a farvelo vedere. Ci sono dei dischi che avete snobbato per anni solo perché la copertina non vi ispirava? E poi quando li avete ascoltati vi siete detti: cosa mi sono perso? Immagino di sì, ma è normale, succede.
a me è successo per anni con il debutto omonimo dei Gentle Giant, pubblicato in origine nel 1970 e considerato da più parti come una pietra miliare del progressive. Perché lo snobbavo allora? Il motivo è tanto futile quanto reale. Non sono mai stato e non sono tuttora un amante dell'iconografia fantasy. Elfi, nani, giganti, fatine non mi hanno mai attratto, anzi, a meno che nani e fate non siano quelli di Richard Benson. Ecco perché non avevo mai acquistato questo disco, nonostante fosse in wishlist da anni. Mea culpa, perché il contenuto è assolutamente degno di ogni amante e curioso del genere, e sicuramente recupererò altro nella discografia della band inglese. Nonostante il mio colpo di fulmine per il contenuto musicale super ghiotto e mai banale, continuo a trovare la copertina agghiacciante, e soprattutto sul retro in cui la band è nelle mani del gigante Gentile. E poi c'è questo font che mi fa venire il mal di testa dopo due righe, e dentro è tutto scritto così. Questa ristampa riesce a farci apprezzare le scorribande progressive a dovere, silenziosa, sonicamente viva. All'interno non troviamo delle informazioni precise, ma andando a cercare qualche informazione aggiuntiva sul sito dell'etichetta si scopre che questa è l'edizione del 2020 rimasterizzata in occasione del cinquantennale e realizzata a partire dai nastri analogici originali, che sono stati poi trattati digitalmente per fornirci la migliore versione possibile di quest'opera su vinile oggi. In pratica è lo stesso procedimento che abbiamo visto per le ultime ristampe dei Beatles, dei Queen e molti altri. Understood that you never would understand the way of life I never could. Proposta letteraria di questa puntata arriva da Stefano Gallone, che ne Il confine dà vita ad 8 racconti che prendono spunto da altrettante canzoni che lo hanno segnato, in particolare da alcuni versi di quelle canzoni che vengono sempre citate a corollario del titolo dell'episodio. Prosa sicuramente mai banale, per quanto è ricca, e difatti in alcuni frangenti sembra di leggere una poesia stesa, una poesia in prosa. Il pregio di questo volume è che dimostra che Gallone ha un'inesauribile voglia di fare e di essere, oltre che di scrivere. Sono convinto che se lasciasse più sciolta la briglia della forma, potrebbe creare il Ripley Bogle musicale italiano. Per il momento però godiamoci questa raccolta, perché il mondo è di chi si dà da fare e Gallone non pare abbia voglia di smettere di darsi da fare. E chiudiamo questa super puntata con due dischetti niente male, rivolti a chi ama tutto ciò che è contaminazioni. Anzi, uno, il primo, è proprio una pietra miliare del genere, The K&D Sessions, uscito in origine nel 1998 in doppio CD e quadruplo LP, ristampato in vinile qualche anno fa su 5 LP. Non è un caso che alcuni brani in scaletta fossero sempre presenti nei CDR
del bar o del locale dove si andava a fare l'aperitivo tra la fine dei 90 e i primi 2000. I remix di Kruder e Dorfmeister sono talvolta persino più ficcanti delle versioni originali di brani già in partenza super cool come Useless dei Depeche Mode. La cosa bella è che sono invecchiati benissimo e hanno mantenuto lo stesso fascino di oltre 20 anni fa, quando un pezzo giusto ti dava il coraggio di andare a imbroccare la tipa giusta. Oggi che il fegato è spappolato, possiamo concentrarci di più sulla musica e riscoprire il chill out, l'ultimo genere per cui sono state confezionate tonnellate di compilation alla Buddha Bar, che alla fine sembravano tutte uguali. Grazie a Dio, grazie a Buddha, ce ne siamo liberati. Non liberiamoci di questo però, qualunque sia l'edizione che vorremmo acquistare. Come detto poco fa, questa ristampa è composta da 5 vinili neri e suonano da paura. Merito anche del remaster effettuato dal mitico Bernie Grundman. Quello che ci dice l'adesivo, quindi, corrisponde a verità. Si tratta veramente di un'ottima incisione. All'interno troviamo anche un codice per scaricare il disco in formato digitale in alta risoluzione. Ho preso Scenario, o Scenario, che dir si voglia, dei Come On Tigre, il loro ultimo album, a scatola chiusa. Tanto mi era piaciuto il loro album precedente del 2019, Rachins. Come On Tigre, che sembra una formazione all-star internazionale per come lavora sulla propria impronta musicale. In realtà c'è tanta Italia tra i musicisti che hanno partecipato alla registrazione del disco, a partire dal duo che dà origine al tutto. Il canto rimane in inglese con la voce più o meno filtrata e a tratti sembra di ascoltare Devendra Banhart nei suoi dischi più lo-fi, insomma, di qualche anno fa, con un approccio più da lounge sudamericano. È tutto molto interessante, con un marchio di fabbrica che non ha connotazioni chiare perché pesca un po' ovunque, eppure è così tipicamente Come On Tigre. È un marchio di fabbrica e va bene così, ma talvolta rischia di appesantire l'arrangiamento. Talvolta sembra tutto troppo per quanto sia super cool. Io ho acquistato l'edizione in vinile nero, singolo. Sappiate che esiste anche la versione in vinile colorato con booklet curatissimo, costa qualcosina di più. La dinamica è ampia e gradevole, peccato che l'incisione sia un po' troppo rumorosa. Se nel vostro setup avete anche un lettore CD di qualità decente, vi consiglio quella versione perché in fin dei conti il disco, anche se per me non è ai livelli di Rachins, è promosso. 7 al disco, 5 e mezzo all'edizione in vinile. Dance me to the end, although I'll give you more. E ci siamo. Impossibile non dedicare questo video e la sua chiusura ad un personaggio che proprio qui su YouTube ha visto alimentare la sua leggenda grazie ai continui upload e canali di fan affezionati, rapiti dal suo essere fieramente trash. Sto parlando naturalmente di Richard Benson, che spero faccia spaventare tutti col suo bastone infernale e i suoi assolo micidiali ovunque sia andato. No? Allora, ti aggrediscono, tu hai questo bastone, tu cammini col bastone, ma diciamo che in un attimo diventa un'arma micidiale. Facciamola vedere. Mettila così. Sempre in bilico tra sacro e profano, tra vita vissuta e vita inventata, secondo molti Benson era solo un cazzaro di prima categoria. Per altrettanti però era un fenomeno nel senso più positivo del termine, perché in grado di donarci sempre un sorriso, incredibile parafulmine delle nostre sfighe
quotidiane. Io l'ho adorato dal momento in cui l'ho visto a Mai Dire TV, perculato dalla Jalappas, e poi più in là, grazie alla rete, ho potuto recuperare gli spezzoni cult delle sue trasmissioni nelle emittenti TV romane. Sono passati tanti anni e mai ho pensato basta con sto Benson, è roba che non mi appartiene più. Anche se a volte faccio ridere e mi fa piacere far gioire attraverso il cervello, anche però pensante, il cervello pensante, per cui la risata viene non solo dalla stupidità incresciosa del volere a tutti i costi, ma viene da uno sfogo di liberazione. Ma questa volta no! Questa volta no! Richard è stato un musicista di scarsa fortuna, ma è stato soprattutto cultore ed appassionato musicale, dal sapere infinito, smisurato, uno che ha amato la musica più della vita stessa, perché la vita è il nemico. La vita è il nemico! La vita è il nemico! Non ho mai fatto mistero che mi sarebbe piaciuto davvero molto intervistarlo per avere la sua benedizione. Avere il lascia passare per portare la musica alle persone a modo mio, come lui l'ha fatto a modo suo. Avete capito? No! Avete capito? Voi che mi guardate attraverso il tubo catodico, capito? Ma in realtà non c'è niente che ci separa. Siamo uniti, ma da quale spago? Uniti, ma da quale spago? Ciao Richard, ora che sei finalmente libero, con quello spago ci puoi legare quei nani maledetti che serpeggiano, coi gobelini, coboldi, elfi, eoni, fate, mortacci. Gobelini, coboldi, elfi, eoni, fate. Vi cibate di che cosa? Della betulla, del fico sacro, della canfora, della mandragola. Però siamo liberi! 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 Richard Benson vi saluta, ci vediamo venerdì prossimo, ricordatevi questi grandi dischi, sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Di questi chitarristi nuovi. Avete capito? No! Avete capito?